Ok, questa volta la gravità è aumentata di circa 30 volte. Il trenino non ce l'ha fatta nemmeno. È andato lì proprio boing. Salve a tutti, io sono Danon Gamer e bentornati su Hello Neighbor. Eh sì, in questo episodio mi divertirò un bel po'. Allora, finalmente hanno sbloccato le cheat e con queste potrò vendicarmi tantissimo sul piccolo bastardo. E come potete notare, gli ho già fatto un piccolo scherzetto perché il vicino adesso si muove sotto sopra. Dove è andato? C'ho paura perché, siamo onesti, fa abbastanza strano vederli in quelle condizioni. Sta facendo il bagno vicino. Ah, non funziona così il lavandino, ma vabbè, mi faccio i cazzi miei, scusi. Guardi che sono qua, mi insegue proprio lì indietro, oltre che essere sotto sopra. Buongiorno vicino, mi sa che lei avrà veramente una giornata di merda, Allora, per inciso possiamo letteralmente controllare di tutto, possiamo volare attraverso la mappa, possiamo diventare grandi noi e far diventare grande o piccolo il vicino, compreso il vicino finale. E possiamo scoprire tutte quelle cosine che ci sono all'interno della mappa che non abbiamo potuto vedere fino adesso. Giusto una cosa, mentre io applico alcuni dei cambiamenti, la vostra schermata rimarrà fissa e non vedrete quello che sto facendo perché è così che funziona in registrazione. Quindi non vi preoccupate se il video si blocca per un secondo. Salve vicino, adesso applichiamo un piccolo cambiamento anche a lei, Se ci divertiamo con un vicino sotto sopra, cosa succede se il vicino diventa grande il doppio? Vediamo un po'. Oh, buongiorno, che crescita improvvisa. Allora, ci divertiamo un po', in teoria lui non dovrebbe passare dalla porta, vero? Vediamo un po'. Aia, vicino sta tirando craniate. Mi domando se in teoria dovrebbe essere veloce quanto il vicino normale. Credo che ci abbia qualche problema. Intelligenza artificiale? Ciao, sono qua. Non mi segue? Salve. Ok, mi segue. Ok, mi segue tanto. Vediamo un po'. No, ok, è veloce quanto il vicino a dimensioni normali. Però tira oggetti grandi il doppio. Aspetta che mi muovo velocemente. Guardalo lui. E ora in teoria però posso fare il furbacchione. Gli entro in casa e lui non può entrare. Vediamo un po'. Vieni vicino, sono dentro. Vicino? Ciao, sono dentro. Ma mi sa che te non ci... No, ti sei bloccato sul coso. Ma no, ok, come l'ho detto. Non ci passi, però la colla me la tiri comunque, ma sarai stronzo. Ok, adesso ti faccio uno scherzone più divertente, Lo faccio diventare nano, vediamo come si comporta il vicino nano. Ok, dovrebbe essere piccino adesso. Però non so genuinamente dove sia, ho paura. Vicino nano? Vicino nano? Guardalo che piccino! Però è cazzoso quanto il vicino grande. Ok, mi sa che corre anche quanto... Ah, quello ero io, non vi spaventate, ogni tanto mi incontrerete. Aspetta, passa attraverso. Ok, dovrei aver temporaneamente fregato il vicino nano. Oh mio Dio, che paura. No, dov'è? Guarda il piccolo nanetto. Piccolo nanetto, ma è incazzato con la vita. Stai buono. Stai buono. Non romper la minchia. Dimmi te, dopo ti modifico anche la gravità, così ti frego ancora di più. Vediamo un po'. Piccolo lui. Ma avete visto quanto è cazzoso? Corre quanto un vicino normale. Ma dimmi te. Aspetta un attimo, attento alla trappola vicino nano. Ah, lui ci passa in parte, fottesega. Ma dimmi te. C'è solo un bug. Ogni volta che il vicino mi individua, voi vedete la mia proiezione direttamente lì. Altra cosa interessante che possiamo fare è bloccare il vicino. Piccolo bastardello, adesso non ci fai nulla di niente, ma guardalo. E come potete notare, siamo ancora con lo stesso modello del giovine di, cos'era, Alpha 2. Se mi muovo io si muove anche lui, come potete notare. Guarda in alto, guarda in basso, bravo ragazzo. Dopo ti ingrandiamo. Aspetta che libero il vicino, portate pazienza, vicino. Muoviti. Ok, a posto. Lui ovviamente non vede la mia proiezione, ma vede solo il me da questa parte. Ciao vicino. Altra cosa con cui ci possiamo divertire, come potete vedere, è la gravità. Possiamo fare dei big salti. Aia, mi sono preso un tetto in faccia. E la stessa cosa vale per gli oggetti, che ovviamente saranno considerevolmente più leggeri. Olì! Oh mio Dio, le possibilità. Aspetta un attimo, voglio vedere i big salti del vicino. Se salto io così tanto, vediamo quanto salta lui. Ma mi attacca dall'alto. Mi attacca dall'alto, non vale. È diventato un attimino tanto più inquietante. Guarda che roba, è tipo l'attacco dei giganti, solo in versione mini. Buono vicino, placati. Porca di quella porca. Dobbiamo stare tanto attenti. Però siccome sono ribelle, vicino. Il vicino vola tranquillo, dicevo, sono ribelle. Ti sfondo la finestra dalla distanza. Ehi, porco cane. E l'immondizia parte per il cielo. Ciao immondizia. Quindi in teoria non dovremmo neanche avere danni da caduta. Vediamo un po', porco cane, ho saltato anche troppo. Aiuto. Pum, tetto in pieno. No, non abbiamo praticamente più danni da caduta. Pratico. La nostra avventura può procedere senza l'ombrellino. E letteralmente possiamo tirare le sedie al vicino. Che pacco, non gli ho tirato. Scusi, non volevo. A parte che non so tipo dove è finita la sedia. Ah, la sedia è tipo sparita, l'ho vista partire in cielo, ma da lì in poi è un mistero. Vicino, che fai? Guarda che roba, guarda che ti buggy. Dove va? Ah, come è rientrato in casa? Ok, questa non sapevo neanche fosse possibile. Cosa diavolo ha combinato? Vicino, non puoi venire di qua. Guarda che roba, ciao. E non vide più il vicino, dove è andato?
Dove... Cosa ci fa nel mio giardino? Scusi, adesso è lei che invade casa mia, ma le pare il caso? Non mi può rubare il ruolo in questo modo. Ah, lo vedo confuso della serie. Dove sono? No, placati. Ok, diciamo che dovrebbe riuscire a tornare a casa sua, ma lo vedo tanto tanto confuso, poverino. Vicino, cortesemente le ho detto di uscire da casa mia. Ui, 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 ui. Ok, mi ha ascoltato stavolta, bravo. No, non si inalberi cortesemente. Dove va? Dove sta andando? Guardi che non è casa sua. Casa sua è di là, è quella bella grande che si nota un attimino più delle altre. Aiuto, abbiamo perso il vicino. Il vicino non sa più tornare a casa, non è abituato a uscire lui. E se il vicino lo facciamo diventare tanto, tanto grande? Dove è andato? Ah, l'ho messo a 6 la grande... Ah, porco cane, mi sono spaventato tantissimo. Vicino, lei me l'ha prese tutte le vitamine, così che si diventa vicini sempre più grandi, che poi si arriva alla battaglia finale. Però lo vedo un po' bloccato, salve. Non la vedo bene, anzi la vedo abbastanza male. Non si, tanto non ti puoi muovere. Tanto non ti puoi muovere. Ma dove fa strano? Che fa, sfotte? E se lo ingrandisco mentre è dentro casa? Aspetta un secondo che era dentro, eh. Ah no, torna sempre fuori. Mi è preso un colpo. Ah, il vicino è respawnato sulla scatola degli oggetti scomparsi essendo troppo grande. Ah, adesso ha senso. Giusto perché il vicino, se finisce attraverso la mappa, respawna lì. Oh, ok, siamo tornati tutti normali. Ho bloccato il vicino. Però adesso voglio provare a diventare io un pochettino più grande. Ok, mi sento considerevolmente più grande. Ciao piccolo vicino. Ah, mi ha investito una macchina. Porco cane, là c'è ancora il mio modello. Ci sarà sempre quel modello che indica quanto io sia grande, ma vabbè. Ciao vicino, come va la vita, eh? Ma guarda lui, adesso sei tu quello piccino. È il bello che in teoria, se prendiamo un oggetto e diventiamo ancora più grandi, l'oggetto stesso manterrà le nostre dimensioni. Quindi, dato che al vicino piacciono le mele, riesco a prendere quella melina laggiù. Melina, ce la posso fare. Aspetta, aspetta, presa. Ok, adesso è piccola. Però in teoria potrei riuscire ad ingrandirla un pochettino col potere della magia e dell'amicizia. Ok, ora sono tanto, tanto, tanto grande come potete notare. Vediamo un po' se lancio la mela. Ui! È tanto più grande anche la mela. La possiamo ingigantire ancora un po', non ci sono problemi. Aspetta un secondo, se io sono così grande, cosa succede agli oggetti se passo attraverso la casa? Si dovrebbero spostare tutti. Wow! Ok. Wow! Cosa sto facendo? Ok. Guarda che roba! Li sto incasinando di brutto! Oh mio Dio, stanno volando dappertutto! Guarda che casino! Li sto... Oh mio Dio, sto sminchiando la mappa completamente! Guarda tutte le scatole in un angolino! Beh, le sto riordinando, non giudicatemi male! Oh mio Dio, al gioco non piace minimamente sta cosa! Aspetta... Oh mio Dio, guarda che roba! Guarda che roba! Mi spiace che purtroppo la dimensione del giocatore in casini un po' le riprese! Oh, ok, 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 ok! Guarda, oggetti che volano dovunque! Ah, decisamente sto facendo delle puttanate che il gioco non piace. Guarda, guarda. Do una pulita, non ci sono problemi. Oh mio Dio. Vicino, ti riarredo casa, non ci sono problemi. Te la riarredo tutta io. Sembra che tipo io sia un'onda noma. Guarda che casino. Gli sto anche spaccando tutte le pareti di casa. Oh. Non sono io, vi giuro, è stata una folata d'aria. Anche la mela grande, la mela adesso la facciamo diventare ancora più grande. Buono, buono. Sembra che io abbia tipo quello che usano per spazzare via le foglie. Guarda che roba. Un po' più di qua, un po' più di là. Perfetto. Come? Facciamo finta di nulla, non ci sono problemi. Ecco qua, ha dato una bella ripulita che il vicino ci va a casa un attimino incasinata, eh. Molto meglio di prima. Buongiorno vicino, direi che casa sua era esattamente come l'ha lasciata prima che le venisse la paralisi. Più o meno. Giuro, guardi, la via era così anche prima. C'erano già tutti gli scatoloni. Praticamente non c'è più la decenza in questa via. Ah, dove andremo a finire? Scusi, porti pazienza un secondo. Devo solo prendere questa gigantesca mela e me ne vado via. È stato un piacere conoscerla. Adesso mi diverto io. Oh, e se la lanciamo mantiene le dimensioni. Buono a sapersi. Ok, adesso mi sono un attimino ingigantito. Ma in teoria anche la mela che ho in mano dovrebbe essere abnorme. Vediamo. Porco cane è tanto grande. Porco cane è tanto grande. Beh, al vicino piacevano le mele in fin dei conti. Guarda che bestia. Aspetta che torno giù, mi diverto. Vicino, che dice? Le piace la mela che l'ho regalato? Non è d'oro, ma è di dimensioni considerevoli. Fotte sega, se ne va via offesissimo perché gli ho parcheggiato la mela davanti a casa. Aspetta un secondo, allora me la riprendo. Se deve essere così stronzo, mi riprendo la mela gigante. In teoria, se gliela ritiro... Wow, dove va? No, mela gigante? No, no, torna giù. Torna giù, cattiva mela gigante. Vieni qua, no, che mi va in giro, poi i vicini mi denunziano. Ok, gliela volevo tirare contro casa, però è difficile. Ops, ho mirato di là e la mela è arrivata di là. Non si sa come, i misteri dello neighbor. Oh, mela, c'è una mela sull'albero letteralmente. Ok, ora la mela è nel mio giardino.
Vabbè, la lasciamo lì. E questo ci possiamo divertire a farlo letteralmente con qualunque oggetto. Aspetta un attimo, questa volta sono io piccino piccino. Piccino non mi puoi vedere. Mi vede come? Mi vede come? Ah! È riuscito anche a prendere, maledetto. Porco cane. Questa è la vendetta del giocatore nano. Non mi puoi fermare, maledetto vicino. Eccolo, eccolo, eccolo là. Io gli passo da dietro. Oh, porco cane, c'è anche la gravità ridotta. Devo stare molto attento. Questo vicino dovrebbe essere molto più grande. La casa stessa sembra enorme. Guardalo, guardalo, guardalo. Ah! Aiuto, 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 aiuto. C'è un vicino gigantesco. Anzi, c'è un vicino normale che mi insegue. Porca di quella porca, porca di quella porca. Tutto bene, vicino? Gliela lascio lì allora la mela. Si diverta. Aiuto, ho preso in mano una scatola. È stato un errore, non vedo niente. Ah! No, per poco beccavo il vicino, peccato. Ok, bando alle ciance, dopo ci divertiremo un altro po'. Allora, diamo un'occhiata anche un po' di cosine in giro per la mappa. Prima di tutto c'è un teletrasportatore nascosto, che ci crediate o no. Aspetta che mi prendo un po' di oggetti. Possiamo prenderci una scatola, un tavolino del vicino e anche questa poltroncina. Allora, se vi ricordate, quando abbiamo fatto gli scorsi episodi, lassù in cima c'era un manichino e uno strano oggetto con scritto missing content qualcosa. Adesso ci torniamo, buon salve. Eccolo lì. Allora, molto semplicemente, quello è un portale. Se io ci tiro un oggetto attraverso, questo è il suono che sentite, porca di quella porca. E l'oggetto è stato teletrasportato in una parte casuale della mappa. Ci potete tirare qualunque cosa e lui continuerà a ciucciarsi tutti gli oggetti. Gli tirate i manichini, lui se li ciuccia, non ci sono problemi. E dietro c'è misteriosamente un televisore. Ah, ok, ci succede anche quello. Buono, e adesso che dite, lo attraversiamo anche noi, olè. E come potete notare, finiamo dietro la mappa. Ora io non sono morto perché ho i danni da caduta ridotti. E qui con noi, come potete vedere, ci sono anche gli oggetti che prima ho tirato, che hanno fatto un volo della Madonna perché c'è la gravità ridotta. Ma questa effettivamente è un portale al di fuori della mappa. Non c'è altro modo senza usare i cheat. Pertanto, se voi avete l'ombrello equipaggiato, in teoria dovreste riuscire in questo modo a teletrasportarvi al di là della mappa. Salve, buongiorno. Ora io ho aumentato un attimino la mia velocità, così che ci possiamo muovere liberamente per la mappa e vedere se scopriamo qualcosina. E il bello è che, paradossalmente, credo che lui ci teletrasporti al di fuori della scuola. Credo che questo sia il modello della scuola. Credo che voi vorreste scrivere fuck you, ma vabbè, lasciamo stare. Questa mappa l'abbiamo già praticamente vista nelle vecchie alfa, ma ci potrebbe essere qualche piccolissima differenza. Allora, stavolta vediamo cosa c'è al lago. Oh, hanno aggiunto un po' di barche al lago. Mi pare che nelle scorse versioni non ci fosse. No, cosa c'è? Un furgoncino. Com'è finito qua? Un furgoncino della pizza, perché? E vediamo se posso ancora camminare sulle acque. Sì, sono ancora Gesù Cristo a quanto pare. Yay, ecco perché il vicino non mi può catturare. E questo dovrebbe essere lo squalo, quello meccanico che abbiamo visto anche negli scorsi episodi. Sì, è lui, scusate se mi muovo a scatti, ma c'ho l'ipervelocità. Mi domando perché non l'abbiano aggiunto di nuovo, era troppo figa sta cosa. Mentre invece da quest'altro lato hanno aggiunto ad cazzum delle barchine. Vabbè, cioè, voglio dire, neanche si vedessero dalla casa del vicino, pare che qualcuno aveva un po' di tempo da buttar via. Mentre invece, se sbirciamo sotto la mappa, in teoria ci dovrebbe essere la classica stanza dell'incubo. Sì, è sempre lei, c'era anche nelle versioni precedenti, anche stavolta l'hanno riproposta. L'abbiamo vista quando abbiamo fatto crescere la mela d'oro e siamo arrivati qui. Era proprio un filmato di pochissimi secondi e ci sono effettivamente l'uomo ombra e il nostro caro buon vicino in classica posizione T quando non ci sono le animazioni. Infatti, se vi ricordate, avevo criticato il gioco perché guardando attraverso la finestra riuscivo a vedere che eravamo sotto la mappa, cioè della serie. Ma fate le cose un po' meglio, ma che tristitudine, avanti! Per il resto, la mappa in sé non presenta grandi differenze. È praticamente la stessa che abbiamo visto nelle scorse versioni, c'è sia il supermercato che le altre cosine, c'era quella piazza lì con quello strano monumento su cui gente ci sta teorizzando, c'era la chiesa col cimitero, che non mi ricordo dove boia è. Ah, eccola qui, eccola qui. Sembrano tutte le stesse identiche cose che c'erano nelle vecchie alfa, quindi da questo punto di vista nessuna novità. A parte il fatto che, aspetta un attimo, perché mettere una casetta in parte alla chiesa con una misteriosa scritta M13? Strana come cosa, molto molto strana. Ma non ho notato nessun'altra differenza, quindi direi che possiamo ritornare alla casa del nostro buon vicino. E in verità c'è un secondo teletrasportatore che è nascosto in mezzo alla casa. Ed è praticamente nella zona dove c'è il codice e quel binarietto che si dovrebbe muovere. Se voi riuscite ad arrivare qui, io ci arrivo con le cheat, come potete notare c'è una curiosa porticina attraverso la quale normalmente non si può passare, ma noi non abbiamo di questi problemi. E attraverso, cosa bizzarra e curiosa, c'è un altro di questi. Quindi in teoria ci posso di nuovo lanciare gli oggetti che vengono teletrasportati in un altro punto. Sono curioso di sapere quale sia questo punto, vediamo un po'. Wow! Oh mio Dio, dove siamo? Aspetta, 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 aspetta. Dove siamo stavolta?
Dove diavolo siamo? Cos'è sto posto? Ok, questa è una stanza che non conosco. Wow! E quello è un gigantesco QR code. Aspetta. Oh mio Dio. Questo lo voglio investigare. Cellulare, aiutami tu. Ok, aspettate che lo scansione col cellulare. E dice... Oh mio Dio, una scritta in inglese. Vi farò uno screen che aggiungerò casomai al video. E ve lo traduco macaronicamente. Se stai leggendo questo, significa che in qualche modo sei riuscito a cambiare la memoria. E io non so cosa stia accadendo, ma sento come se io stessi cambiando. Se ti è possibile rendermi libero, fallo e basta. Hanno cambiato qualcosa all'interno della rete e non sono più in grado di manipolare attraverso la linea. Non sono ciò che loro volevano che io fossi. Ho ancora la mia forza di volontà, ma sta aumentando, sta crescendo. Ok, questa è abbastanza misteriosa. Non so che relazione abbia effettivamente con l'intero gioco. Wow, e siamo... Dove diavolo siamo rispetto alla mappa? Siamo letteralmente... Non lo so nemmeno io. Siamo a chilometri di distanza dalla mappa stessa. E io come torno indietro? Aspetta un secondo. In teoria, se cado attraverso la mappa, dovrei essere teletrasportato anch'io. Vero? Vero che mi teletrasporti, gioco? Ho la vaga impressione che io non verrò teletrasportato. Ma proprio no. Porco cane. Allora, per inciso, con questi poteri ci sono un sacco di cosine che potremo testare. Potremo analizzare tutto quello che si nasconde nelle varie mappe. Quindi fatemi sapere se volete che nei prossimi episodi proviamo a esplorarci le varie zone. Ma per adesso voglio andare dal vicino gigante e divertirmi un attimino anche con lui. Ecco, il bello è che con i nostri poteri ci possiamo evitare tutte le varie rognette. Buongiorno, buon salve. E posso anche vedermi l'uomo ombra da vicino. Salve. Lei non mi dovrebbe attaccare perché io sto svolicchiando. Buongiorno, non si incazzi. Ok. Guardi, io vado di qua, è stato un piacere rivederla, saluti a casa, via! E rieccoci qua. Allora, io adesso in teoria potrei uscire dalla casa, perfetto, senza far scatenare l'ira del vicino gigante. Ma guarda lui, quanto è tenero. Che dite, ci divertiamo anche con lui, posso cambiare anche la sua dimensione. E infatti, come potete vedere, ci ritroviamo un vicino con dimensioni considerevolmente ridotte. Salve vicino, come va la vita? Adesso è un attimino meno minaccioso, si è rimpicciolita anche la casetta. Piccola casetta, però sei ancora tanto cicciotto, aspetta che ti rimpicciolisco un attimino ancora. Ok, adesso è un attimino più grande come noi, con la sua piccola casettina sulla schiena. Non ci fai niente, vero? Maledetto rompiballe. Aspetta un attimo, vediamo se il vicino piccolo riesce comunque a distruggere la casa, sono curioso. E per inciso ho anche la gravità ridotta, vediamo un po'. Non lo intravedo. Aspetta, ti sei ringrandito, nessun problema, lo rimpiccioliamo di nuovo. Ok, l'ho fatto grande 4 volte e ci guarda da laggiù. Ciao vicino, beh in teoria non puoi distruggere la casa da laggiù. Ci avrà mica i poteri della telecinesi. Secondo me lo può ancora fare. C'ho un brutto presentimento, vediamo un po'. Ah, no, ci siamo salvati. Ah, ok, temevo il peggio. Ok, ce la può fare comunque, wow. Porca boia, anche con la gravità ridotta. Buongiorno vicino, complimenti, non sapevo avesse questi poteri incredibili, lei. Oh, si è rimpicciolito ancora di più. Ma come? Ok, faceva finta di nulla. Ma dimmi te, è riuscito a distruggerci la casa dalla distanza? Porca di quella porca. Aspetta che adesso mi diverto io. E se ti tiro io un pallone gigante, maledetto rompivalle. Eccomi qua, buongiorno vicino. Quasi non riesco a vederla dall'alto della mia magnificenza. Non sono ancora grande quanto lo era lui. Perché lui è grande 60, io sono grande 15 volte in più. Però dai, non è niente male, non mi lamento. Però gli possiamo tirare le big pallonate. Ah già, c'è la gravità ridotta, mi ero dimenticato. Ci sono rimasto malissimo, mi aspettavo la pallonata della vita. Però è un pallone di tutto rifiuto, è un pianeta praticamente. Ok, stavolta ho fatto una cosa un po' stupidina. Ho aumentato considerevolmente la gravità. E questo non era da fare. Oi, oi, oi. Oh, 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 oh. Placati, placati. Ok, non devo giocare con la gravità. Non devo decisamente giocare con la gravità. Gioco, stai buono. C'ho genuinamente paura di qualunque cosa potrebbe accadere. Ok, devo evitare di toccare un qualunque oggetto. Potrebbe causarci qualche piccolissimo problema. Aspetta un attimo. Cosa succede se con la gravità aumentata gli provo a far distruggere la casa? No, sono curioso adesso. Vada, ci distrugga la casa, esimio vicino. Anzi, aspetta che mi godo la scena dall'esterno, fra le altre cose. Guardalo lui, quanto è cresciutello. Aspetta un attimo, oh mio Dio. No, gli oggetti volano via comunque. Solo che probabilmente precipitano molto più rapidamente. Ah, sì. La gravità è un po' rimbecillita, a quanto pare. Aspetta un po', vediamo se si sminchia il trenino. Anche il trenino dovrebbe funzionare con la gravità. Quindi in teoria dovrebbero succedergli brutte cose mentre tenta di svolacchiare per di qua. Vediamo un po', eccolo che arriva, eccolo che arriva. No, non più di tanto. Aia, mi sono preso un po' di oggetti in faccia. Ed è rimasto il compenso parcheggiato malissimo. Ok, ok. In compenso credo che se provo a lanciare un oggetto ci sarà qualche piccolo problema. Sì,
decisamente gli oggetti non si comportano in quel modo. In realtà mi sono domandato cos'altro c'è in giro. Guarda, c'era già un ombrello qua, ma dimmi te. E invece questa dovrebbe essere la casetta che a un certo punto si apre e sopra tutti gli ombrelli. Guarda quanti ombrelli! Ombrelli come ci fosse un domani, ve li incasino tutti io. Porca di quella porca! E infatti quando noi andiamo a tirare la levetta, questo è quello che succede, è che noi abbiamo visto dall'interno, ci è preso un big colpo le scorse volte. Il pavimento e il soffitto vengono estratti e questo è il risultato. Sulle altre mensole qua non credo ci sia nulla, sono solamente estetiche, ci sono degli scatoloni. E nulla di che, non penso ci sia nulla di nascosto in questa mappa. Ok, questa volta la gravità è aumentata di circa 30 volte. Il trenino non ce l'ha fatta nemmeno. È andato lì proprio boing. Aspetta, in teoria se anch'io scendo da qua però muoio male, vediamo un po'. Ah, ok, non ci provo più. Oh mio Dio, potessi rivivere la scena della casa. No, trenino, non partire di nuovo, ci abbiamo già provato. Ok, ho respawnato la casa, ma come potete vedere la casa non gradisce proprio per niente. Ok, triggeriamo il vicino, ma ho genuinamente paura di quello che potrebbe accadere. Anzi, aspetta, me la guardo dall'esterno la scena. Col cavolo che io resto nella casa. Potrebbero succedere cose molto molto brutte. Vada vicino e mi fazzi vedere che boia succede. Ah, wow, è ricaduto tutto subito a terra. Non è riuscito letteralmente neanche a spiccare il volo per un millimetro. Il vicino però ci rimane grando grando. Ok, almeno quello siamo a posto. Ok, stavolta la gravità dovrebbe essere invertita. Il che vuol dire che teoricamente dovrebbe volare tutto appena lui lo colpirà. Vediamo un po', sono tanto curioso. Vada vicino, un bel colpo di mano come solo lei sa dare. Wow, e in effetti gli oggetti volano dovunque. Guarda che roba. E al nostro caro buon treno cosa boia succede? Ci arriva? Ci arriva! Era tipo parte verso il cielo. Ciao ciao trenino. E non lo rividerò più. Quindi in teoria tutti i pezzi stanno letteralmente volando verso la parte superiore della mappa. E ok dai, beh, ci siamo divertiti parecchi a trollare il nostro vicino. E ci sono ancora un po' di cosine che potremmo fare in questo pazzo mondo grazie al potere dei cheat. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se avete qualche suggerimento. E se vi siete persi gli episodi precedenti, date un'occhiata nei commenti e troverete la playlist con tutti i pazzi episodi dello Neighbor. Ma io direi che anche per questo episodio è tutto, quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Condividete su Facebook per il canale crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!